Mistral che cerca continuità, conferme oggi al Ricinello contro la matricola terribile del Cervaro. Tanti gli assenti per Parisella, ma i gialloblu hanno il dovere di crederci e attestarsi ancora in testa alla classifica. Amiche ed amici di Telegolf RTG, buongiorno e buona domenica da Vito Coppola dallo stadio Ricinello di Gaeta. Quinta giornata di promozione laziale, girone D, in campo Mistral, Città di Gaeta e Atletico Cervaro. Le riprese sono di Tiziana Palombi. Andiamo alla lettura delle formazioni con le due squadre che sono scese sul terreno di gioco. Allora cominciamo con i padroni di casa della Mistral Città di Gaeta, che si schierano con Cenerelli, Bernisi, Castiglio, Vitale, Mastroianni, Fortunato, Cerasuolo, Carnevale, Siniscalchi, Marciano e Vuolo. Mister Alessandro Parisella porta con sé in panchina De Bonis, Di Franco, Guglietta, Impesi, Aprile, Bruni, Lauria, Ciardi e Di Domenico. Risponde l'Atletico Cervano con in porta Germanelli, ex insieme a Osonia, poi Rufo, Matrundola, Capraro, Gennari, Cappelli, Istrefi, Cristian Grossi, Prisco, Gabriele Grossi e Giurini. In panchina mister Giovanni Farnioli porta con sé Antonio Colella, Giordanino Marcone, Filippo Colella, Masi, Trotta, Cretella, Umani e D'Agnese. Strano questo atteggiamento di mister Farnioli, probabilmente qualche problema per Cretella, che è il bomber della squadra con 3 gol. In effetti i 2 bomber delle 2 squadre, cioè i giocatori che hanno segnato più reti fino a questo momento, non figurano tra i titoli. Non c'è neanche in panchina Samuele Leccese per infortunio, anche lui ha segnato 3 reti finora in 4 partite ed è il giocatore con più gol in attivo in campionato per la Mistral. Cretella invece con 3 gol messi a segno al momento è col numero 18, quindi partirà dalla panchina. La Mistral Città di Gaeta girata alla sinistra, alla destra dei vostri monitor e teleschermi, con la divisa completamente blu con inserti gialli sia sulla maglia sia sui calzettoni. Risponde dalla destra alla sinistra, al momento in completo giallo, la squadra dell'Atletico Cervaro, bianco-blu i colori del Cervaro soliti, ma ovviamente questa è una divisa di trasferta. Comincia la gara con il primo possesso per la Mistral con Gennaro Vitale, che subito la gioca per Antonio Marciano, poi a centrocampo si muove Carnevale, poi va sulla destra per Bernisi. C'è anche la curiosità di capire come si schiererà la squadra di mister Parisella, visti i tanti assenti, tra cui appunto Leccese, Aprile solo in panchina, manca Mariniello, insomma ci sono diversi giocatori infortunati per la Mistral Città di Gaeta. Vediamo anche come sceglierà di schierare in campo i suoi, soprattutto lì davanti, che è il diciamo il ruolo e la parte del campo dove ci sono più assenti per Parisella. Calcio di punizione battuto da Vitali a cercare sulla destra Siniscalchi, poi anzi era Vuolo, poi il controllo di Bernisi per Mastroianni, poi l'apertura di Vitale per Capitan Fortunato, Fortunato che torna, è l'unico dei recuperati dagli infortuni da parte di Parisella, ritorna al centro della difesa. Abbiamo saltato l'arbitro che sarà ed è Michele Lupoli di Latina, coadiuvato dal primo assistente Giuseppe Milazzo di Frosinone, di Latina anche il secondo assistente Gabriele Ciccarelli. Il mancino di Vitale con il pressing di Cristian Grossi, che mette in difficoltà solo in un primo momento Gennaro Vitale, quasi in questi primi 90 secondi di gara un possesso solo per la Mistral. Sta cercando di trovare gli spazi giusti per farmare all'Atletico Cervaro, un Atletico Cervaro che si ritroverà oggi a giocare contro la Mistral, attuale prima in classifica. Domenica prossima ospiterà in casa la seconda in classifica, vale a dire il Ferentino, 2 settimane fondamentali per capire quella che abbiamo definito la matricola terribile, vale a dire il Cervaro, quali saranno gli obiettivi che si potrà porre la squadra di mister Farnioli. Tanto Prisco lamentava un corner che però non è stato dato, quindi può ripartire Gennaro Vitale per la Mistral. Il lancio lungo a cercare lo scatto di Marciano, il colpo di testa difensivo, poi c'era Suolo sulla seconda palla, prova a muoversi al limite dell'area di rigore, calcio di punizione da buona posizione, quella è la mattonella di Gennaro Vitale, sarà probabilmente lui a tirare verso la porta difesa da Germanelli. Dopo 2 minuti e mezzo di gara si potrebbe creare la prima occasione da rete per i padroni di casa con questo calcio di punizione guadagnato da
Cerasuolo che è il match winner della scorsa giornata, decisiva la sua rete sul campo della Latri per l'1-0 finale e la conferma in testa alla classifica per la Mistral Città di Gaeta. Sul pallone c'è anche Vuolo che potrebbe andare con il destro oppure, come molto probabile che accada, Gennaro Vitale con il mancino, barriera a 4 per Germanelli. L'arbitro si assicura della distanza, poi ci sono due giocatori della Mistral che provano a dare fastidio lì in barriera. Fischia l'arbitro, parte Gennaro Vitale, la respinta, poi ancora Vitale con la seconda battuta, la palla sul fondo. La prima occasione, se così possiamo definirla, al quarto minuto di gioco per i padroni di casa che finora hanno mantenuto il pallino appunto del gioco di questo inizio partita. Rinvio affidato a Germanelli. Rilancio lungo oltre la metà campo, controlla Vitale, poi la gioca all'indietro verso Mastroianni, interviene Cenerelli. Si riparte ancora da Mastroianni. 4-4-2 per l'Atletico Cervaro. È stato evidente questo possesso della Mistral, lo schema disegnato da Farnioli con le due punte che saranno Giurini e Prisco. Vitale la tocca verso Antonio Marciano, si ritorna da Fortunato. Mattia Mastroianni con il destro potrebbe aprire sulla destra, poi si ferma, guarda, serve Vuolo e poi sulla destra Bernisi guadagna questo fallo laterale, battuto all'indietro ancora verso Mastroianni. Fortunato apre sulla sinistra per Castiglio, oggi schierato come terzino, il laterale, attenzione a questo pallone regalato a Giurini che può scattare, ritorna su di lui Fortunato, Giurini entra in area di rigore, Giurini prova a metterla dentro, sarà corner, il primo corner del match, errore sull'out di sinistra tra Castiglio e mi sa Fortunato, non ne sono certo, comunque perso un brutto pallone in questo caso la Mistral, calcio d'angolo numero 1 per il Cervaro, subito pericoloso con Giurini che è l'altro giocatore in rete che è andato in rete in questo inizio campionato per l'Atletico Cervaro, 3 gol di Cretella, 2 di Giurini. Calcio d'angolo affollatissima all'area di rigore della Mistral, sono 5 giocatori del Cervaro pronti a staccare, palla dentro e il vantaggio dell'Atletico Cervaro con Cristian Grossi, il classe 2000 ci mette il piedone e nella confusione Cenerelli non riesce a veder spuntare la palla e quindi al sesto minuto di gioco il gol del Cervaro con la rete del 18enne Cristian Grossi. La sblocca subito e a sorpresa praticamente fino a quel momento, fino alla palla persa a centrocampo per ben 5 minuti l'Atletico Cervaro non aveva toccato palla, poi quel contropiede, il corner conquistato, la battuta dello stesso e il gol del vantaggio, 1-0 Cervaro. Adesso la Mistral dovrà essere un po' più decisa lì davanti, mantenersi il possesso ma cercare più tagli, più movimento da parte dei suoi attaccanti, nonostante, come abbiamo detto in apertura, il reparto offensivo soffre di diverse defezioni ormai non da questa settimana, un po' di più. Attenzione a questa azione adesso da questo calcio di punizione Gennaro Vitale, sono saliti anche Fortunato e Mastroianni all'interno dell'area di rigore, battuta la punizione direttamente tra le braccia di Germanelli. Non c'era nessuno lì pronto a staccare sul secondo palo, avevano tagliato tutti verso l'interno. Rilancio di Germanelli che finisce tra i piedi di Cenerelli, Mastroianni. Fortunato.
ancora per Mastroianni, si fa vedere sulla destra Bernisi, va avanti direttamente da Vuolo, il taglio di Carnevale lì in mezzo, poi non riesce a controllarla Cerasuolo, lascia proseguire Mastroianni per una nuova manovra costruita dalla Mistral. Finora ben schierato in campo l'Atletico Cervaro, non ha regalato spazi agli avversari. Adesso calcio di punizione che va a guadagnarsi Marciano. Battuta subito, non benissimo, infatti in un primo momento l'aveva recuperata Prisco. Rimessa con le mani di Bernisi per Mastroianni, ancora Vitale. C'è poco movimento lì davanti, adesso provano un taglio, ecco il lancio di Vitale direttamente sulla testa di Rufo, poi prova Cerasuolo di prima intenzione. La palla finisce direttamente sul fondo. Strano atteggiamento tattico quello di Parisella, vediamo un Marciano un po' più arretrato, gioca al momento al fianco di Carnevale, quasi sulla linea di centrocampo, invece più avanzati Vuolo e Cerasuolo, scivola in area di rigore della Mistral Gaeta, poi commette fallo Prisco, calcio di punizione in favore della Mistral, era ancora sfuggito lo stesso Prisco, diciamo che anche per gli atteggiamenti tattici, ma è già la seconda volta che, anzi la terza col corner e con il gol, che l'Atletico Cervaro, con tutto che ha fatto probabilmente il 15% di possesso palla fino a questo momento, è la terza volta che entra in area di rigore della Mistral, cosa mai accaduta agli uomini di Parisella in questi primissimi minuti. Si sta chiudendo il decimo di questo primo tempo, Cervaro in vantaggio con la rete al sesto minuto, messa a segno da Cristian Grossi su calcio d'angolo. Marciano prova a darla a Siniscalchi, i due giovanissimi Castiglio e Siniscalchi rispettivamente classe 2099, probabilmente loro l'errore in quel pallone perso a centrocampo, il contropiede dell'Atletico Cervaro e poi il calcio d'angolo da cui è scaturito è il gol del vantaggio. Ci riprova ancora la Mistral con Cenerelli per Mastroianni, prova a farsi vedere sulla destra molto alto Bernisi, cercato proprio lui ma male da Mastroianni, riparte subito, prova a farlo Giurini, termina a terra, non c'è fallo di Mastroianni. Carnevale per Bernisi, lo scatto di Vuolo, male Bernisi verso l'ultimo arrivato in casa Mistral. Rimessa per Matrundola. Riceve Istrefi. L'ultimo a toccare proprio lui nel confronto con Carnevale. Faccia a faccia tra i due, poi interviene anche Gabriele Grossi. Insomma, bisogna restare calmi. Mastroianni, il taglio di Siniscalchi non lo vede Mastroianni. Bernisi prova il cross, la deviazione proprio di Gabriele Grossi. Poi il controllo di Vuolo, termina a terra, non falloso secondo il primo assistente Milazzo di Frosinone, c'era stato un contatto, probabilmente il guardalinea ha giudicato troppo poco forte il contrasto ricevuto dal numero 11 della Mistral per cadere a terra. Rinvio di Germanelli, lungo. Colpo di testa di Bernisi, poi ci prova Gabriele Grossi, fallo laterale per la Mistral, battuta velocemente da Bernisi, manca un po' di ritmo alla Mistral in questo inizio partita, complice un buon Atletico Cervaro schierato in campo bene per questi primi minuti di gioco, ma un po' lenta questa manovra, il pallone viaggia troppo lentamente, il lancio di Mastroianni a cercare l'inserimento di Siniscalchi. La palla tra le braccia di Germanelli.
poche idee. Il rinvio, attenzione a Mastroianni che fa buona guardia su Cenerelli, si stava inserendo ancora una volta Prisco che è molto veloce. Vitale con l'esterno prova a servire Carnevale che mantiene il possesso tra una selva di gambe, poi Volo si accentra, vede il taglio di Siniscalchi, il pallone verso di lui, l'uscita di Germanelli, premiato stavolta il taglio di Siniscalchi, pelo lungo il lancio, bravo Germanelli a capire le intenzioni e ad anticipare il 9 della Mistra, logico il numero 9 Siniscalchi, lui che solitamente opera sulla fascia, il recupero del pallone di Marciano, ma la palla è uscita, sarà rimessa con le mani per il Cervaro che con questo risultato aggancerebbe proprio la Mistral a 10 punti in classifica. Cervaro che dopo aver perso la prima partita di campionato ha ottenuto 3 risultati utili, 2 vittorie e un pareggio. So il lancio di Gennari sulla destra, il controllo, il taglio di Prisco, eccolo in area di rigore, rischia qualcosa ed è fallo laterale, ha rischiato Castiglio con questa scivolata, è riuscito a prendere il pallone, ha preso sicuramente anche lo stesso Prisco. Sarà corner, il secondo del match per il Cervaro, sul primo è arrivato il gol del vantaggio al 6° minuto, siamo al 1/4 d'ora adesso, proprio Prisco dalla bandierina al centro dell'area, Cappelli, Matrundola, i difensori centrali sono lì pronti a staccare, anche Gennari, battuto corto, ancora Prisco che scambia poi dal limite dell'area, Rufo prova a metterla dentro, Vitale la spazza via in una zona dove non ci sono compagni di squadra, Gabriele Grossi che era rimasto arretrato nell'occasione per Istrefi, ritornato su di lui, c'era suolo, fallosamente secondo Lupoli, calcio di punizione per il Cervaro, vediamo se la batterà velocemente o meno il numero 3 Matrundola, vorrebbe palla lì vicino Istrefi ma poi lascia la battuta a Gabriele Grossi che è ex Monte San Giovanni Campano e Formia, il numero 10 del Cervaro, giocatore esperto della categoria. La palla è uno schema verso Prisco, interviene Vitale che anticipa lo stesso Cenerelli, poi Marciano di testa verso Cerasuolo che è troppo isolato lì davanti, la cicca Capraro, poi va a dar fastidio Gennari rallentando la manovra della Mistral che la recupera però con Castiglio, uno contro uno di Castiglio, viene raddoppiato da Rufo, ancora Castiglio, mantiene il possesso, bene stavolta, pallone per Vitale, cross di prima intenzione, il colpo di testa provato da Siniscalchi, poi Marciano si deve girare, Marciano la controlla, ancora la rovesciata sul secondo palo, Siniscalchi e la palla non vuole entrare, tutto in orizzontale, poi è rimasto a terra un giocatore del Cervaro in area di rigore. La rovesciata di Marciano e il tiro di Siniscalchi, entrambi in orizzontale, non sono riusciti a spedire il pallone nello specchio della porta e questa è la prima azione pericolosa del match per la Mistral, arriva al 17° in corso. L'arbitro scodellerà il pallone, vista l'interruzione, chiede conferma al suo primo assistente di dove fosse posizionata la palla, il possesso era della Mistral, probabilmente Rufo restituirà il pallone ai Gaetani, vediamo se questo accadrà o meno, non va Siniscalchi a giocarsi questa palla scodellata a terra, Rufo la butta, la restituisce nella metà campo della Mistral. Cenerelli per Mastroianni, c'era Bernisi completamente solo sulla destra, si fa vedere Carnevale, eccolo servito Carnevale, il tocco verso Bernisi, buona l'idea, la chiusura operata da Gennari,
Poi buona l'azione di Giurini, non c'è fallo secondo l'arbitro, ancora Prisco, velocissimo Prisco, va via a Carnevale che poi rientra su di lui. Prisco torna all'indietro per Gabriele Grossi che con l'esterno prova a darla al fratello ma senza successo. Può partire la controripartenza con Vuolo per Cerasuolo che prova a metterla giù, c'è il fallo e forse il primo cartellino, eccolo qui, è per il numero 5 Gennari. Fallo tattico così reputato dal direttore di gara e quindi sacrosanto il cartellino, il primo del match. Al 19esimo di questo primo tempo. In tribuna si parla anche del big match Juventus-Napoli, i commenti che sentite non sono a riguardo della partita in essere adesso, ma ci sono schermaglie tra juventini e napoletani, esattamente. Calcio di punizione a favore della Mistral, battuto con Vitale che la può controllare ancora una volta per Bernisi, Bernisi per Vuolo. Un po' lento nell'occasione ma riesce a liberarsi, cross al centro sul secondo palo, non ci arriva Carnevale, o meglio lo fa solo in un secondo momento Castiglio, poi di prima intenzione Vitale verso Cerasuolo, colpo di testa a liberare Di Matrundola, poi prova a ripartire il Cervaro, buona pressione in questo momento della Mistral alla ricerca del gol del pari. Bernisi con le mani però torna all'indietro da Mastroianni. Carnevale per Bernisi che cerca Cerasuolo, la chiusura ancora in out stavolta di Capraro. Mastroianni ha provato, ha fatto tentativo di taglio Cerasuolo. Vitale suggerisce a Mastroianni di andare da Fortunato e cercare di far girare questa palla cercando il pertugio giusto tra le maglie dell'Atletico Cervaro. Mastroianni si fa vedere Marciano, eccolo servito di prima intenzione, prova a darla a Cerasuolo, l'intervento da parte degli avversari a fermarlo. Poi ottimo intervento pulito di Marciano, attenzione, altro giallo per Capraro, netto il ritardo. Protestano i giocatori del Cervaro perché vorrebbero fallo su Gabriele Grossi. L'intervento di Marciano era stato sul pallone, non quello successivo di Capraro. Anche qui giusto il giallo per il numero 4 dell'Atletico Cervaro. Due ammoniti finora, entrambi tra gli ospiti, Gennari e Capraro, a distanza di un paio di minuti. Marciano, ripetiamo, molto arretrato tra la tre quarti e il centrocampo e il suo punto di partenza. Tra l'altro vuole giocare molto sulla sua grinta e sulla sua esperienza Parisella per recuperare quei secondi palloni vitali quando ti ritrovi difese chiuse come quella del Cervaro. Parte Vitale verso Mastroianni, attenzione in due tempi, Germanelli arriva prima del difensore della Mistral, ex Itri, protagonista assoluto della promozione dell'anno scorso in eccellenza dell'Itri. Bernisi difende questa rimessa laterale, ce la fa Giurini a mantenere il pallone in campo, è ancora quindi Mattia Mastroianni, apre sulla sinistra per Castiglio, si fa vedere Siniscalchi ma ritorna da Vitale e poi Fortunato. C'è poco movimento e quindi quasi obbligati i passaggi in fase di costruzione, almeno all'inizio della costruzione da parte della Mistral. Vitale decide di sventagliare dalla parte di Vuolo, stavolta sbaglia Gennaro Vitale, poi Mastroianni, ping pong, Istrefi, fermato da Vuolo, l'ultimo tocco è dell'11 della Mistral, rimessa per Cervaro,
ha fischiato il calcio di punizione, così c'è fallo ravvisato da... Ah no, rimessa con le mani, il fischio dell'arbitro era per ribadire l'assegnazione a favore degli ospiti di questa rimessa laterale. Cenerelli prova a dargli fastidio Gabriele Grossi, Cenerelli col mancino in avanti a cercare volo, c'è fallo di Matrundola, calcio di punizione, la spinta netta, eccolo ancora volo, stavolta c'ha spazio, si fa vedere dall'altra parte, si discalchi, sbaglia volo, si allunga il pallone, chiude Capraro, chiede scusa ai compagni volo, battuta la rimessa, ancora per finisce a volo, poi Carnevale deve ripartire da dietro, tutta chiusa la squadra ospite, Mastroianni, non c'è movimento lì davanti, lo scatto lo prova Carnevale, il pallone verso Bernisi, la chiusura di Matrundola che poi termina a terra, si alza la bandierina, esperto nel caso Matrundola, appena sentito la mano appoggiarsi da parte di Bernisi, si è rotolato a terra. Cominciato adesso il 25esimo di questo primo tempo, Mistral Città di Gaeta 0, Atletico Cervaro 1, al sesto minuto la sbloccata Cristian Grossi. Istrefi, c'è fallo secondo l'arbitro di Carnevale, non è d'accordo Parisella, calcio di punizione. Battuto verso Grossi, attenzione Giurini, fallo di mano di Prisco. Mastroianni, il lancio cercato verso Cerasuolo, fa buona guardia nell'occasione Cappelli, poi pallone recuperato da Gabriele Grossi, il lancio verso Prisco che entra in area di rigore, Prisco prova la battuta, Cenerelli si distende, ma ancora una volta pericolosa la squadra ospite nelle ripartenze, si sta chiudendo molto bene il Cervaro, pronto a ripartire, è qui un errore da parte della Mistral in fase di costruzione con Istrefi che la scambia molto bene con Giurini, poi il cross di Istrefi direttamente tra le braccia di Cenerelli, completamente libero Siniscalchi, eccolo servito, si fa vedere Vitale lì vicino a lui il pallone, dall'altra parte liberissimo volo, prova a girarsi Marciano, poi perde il pallone Giurini al limite del regolamento su Carnevale, poi la sventagliata di Vitale a cercare sulla sinistra Cerasuolo che la mette giù uno contro uno, supera il diretto avversario che poi riesce a recuperare all'ultimo istante e a mettergli il pallone in out. Castiglio verso Cerasuolo, poi la mette dietro, il pallone è ancora in campo, ancora il contropiede con Giurini, contro Fortunato, Fortunato gli sporca la palla, è una gara i cui ritmi restano blandi, tutto questo fa comodo al Cervaro. Giurini che è un figlio d'arte, il padre giocatore del Cassino, dei bei tempi del Cassino, quello in Serie C. Prisco la mette giù, lì vicino c'è proprio Giurini, molto bene Prisco, si libera, entra in aria ancora, la dà dietro, la botta e di un soffio il tiro di Capraro finisce a lato. Ancora una volta pericoloso l'Atletico Cervaro che così facendo sta legittimando il vantaggio almeno nelle azioni da gol, ne abbiamo contate di più dal Cervaro fino a questo momento, dormita di Mastroianni e Vitale, attenzione al pallone dato in profondità per Giurini che si può girare, la mette dentro e la chiusura di Castiglio che segue la diagonale e mette il pallone in corner, in difficoltà la Mistral in questa prima mezz'ora di gara. Si
Pallone va a Giurini, salgono in area di rigore Matrundula, Gennari e Cappelli. La battuta dentro Cenerelli, senza problemi, fa su il pallone, poi si scontra con Matrundola. Attenzione al rinvio verso Cerasuolo, ancora ultimo uomo a difendere questa palla, Gabriele Grossi, che poi la gioca molto bene per Giurini sulla sinistra. Dall'altra parte si fa vedere tutto solo Cristian Grossi, l'autore del gol. Bravo Castiglio in chiusura, poi il rilancio verso Siniscalchi, non benissimo nell'occasione Rufo. La palla termina in fallo laterale in favore della Mistral, che può cercare di rispondere a questo momento certamente non positivo. Serve un'azione da gol, serve un'invenzione da parte magari di Marciano lì davanti. Mastroianni, Carnevale, molto bene, elude la pressione dell'avversario, poi il pallone per Cerasuolo che forse perde un tempo di gioco, ma viene atterrato da Gennari, che dice di non aver toccato l'attaccante avversario. Calcio di punizione per la Mistral, battuto subito da Vitale. Attenzione, la palla per volo, volo in area di rigore, non c'è arrivato di un niente Marciano, che forse pensava di essere anche in offside, infatti ha guardato l'assistente dell'arbitro. Il rinvio di Germanelli, cercare Giurini che la mette giù non benissimo, ma arriva in un secondo momento Cristian Grossi. Rufo torna ancora all'indietro per Germanelli, la pressione di Cerasuolo, Germanelli va lungo e bene su un compagno di squadra, rientra dal fuorigioco Prisco, non è in fuorigioco però Giurini, che ne stava approfittando. Mastroianni scambia con Bernisi, ancora Mastroianni, il lancio a cercare Cerasuolo, non c'è fallo stavolta di Gennari, poi Vitale la deve mettere giù, la perde nell'occasione visto il raddoppio, molto ben marcato Gennaro Vitale in questo inizio partita. Istrefi, c'è il fallo netto, è netto anche il cartellino giallo per Carnevale, ci sta anche questo. Primo ammonito per la Mistral, il classe 99 Carnevale, questo fallo su Istrefi. Quindi ci sarà questo calcio di punizione che si appresta a battere Capraro. Il taglio di Prisco, che di prima intenzione aveva servito Cristian Grossi, poi Rufo. La sparacchia fuori per evitare pericoli. Rinvio affidato a Cenerelli. Rinvio di Cenerelli verso Marciano, ci arriva ancora una volta Cappelli che lo ferma, poi Giurini, Grossi, lo scatto di Prisco, l'uscita di Cenerelli. Mastroianni, Marciano deve provare qualcosa, lui inventa questa assist per Cerasuolo, si alza la bandierina dell'assistente. È questo che deve provare a fare la Mistral, ma finora i due giocatori con maggiori qualità, vale a dire Gennaro Vitale e Antonio Marciano, sono stati ben chiusi dagli avversari, non hanno avuto quasi mai il tempo di ragionare, palla al piede. Con le mani andrà Castiglio per Carnevale, supera in dribbling, prende qualche rischio di troppo in questo caso, ma se la cava bene.
Stroiani per Bernisi, il movimento anche di Vuolo che deve ancora entrare in partita. Male questo controllo di Carnevale, poi bravo Bernisi a fermare l'avversario, ma ancora il pallone per il Cervaro con Istrefi che punta a Bernisi, va a Istrefi uno contro uno in area di rigore, ha provato la battuta col mancino, non ci credeva neanche lui, provato a tirare verso la porta, ancora un rinvio a cercare Cerasuolo che non è proprio una torre, viene ancora ricercato con questi lanci alti. Bernisi, Grossi, la gioca per Istrefi, inseguito da Vuolo, non la controlla Istrefi, poi Vuolo lascia la battuta a Bernisi. 11 e mezzo, più recupero alla fine di questo primo tempo, Cervaro in vantaggio qui a Ricinello, 1-0, Cristian Grossi al sesto minuto, Mastroianni la mette giù. Non c'è fallo di Cerasuolo che la recupera su Matrundola, ancora non c'è nessuno che scatta lì davanti, non sa chi darla a Cerasuolo, va a Cerasuolo, c'è Vuolo lì vicino, insiste Cerasuolo, ancora lui al limite dell'area, riceve più calci che altro e poi la rimessa è corner. Non sono convinto, ma bravissimo Cerasuolo a insistere e a trovarsi questo calcio d'angolo, il primo del match per la Mistral. Con Vitale, con il mancino che probabilmente la batterà a rientrare. Salito anche Bernisi, c'è Mastroianni all'interno dell'area, il cross libera, poi non c'è nessuno sulla seconda palla, ci prova Fortunato che deve stare attento perché è ammonito. Prova la ripartenza Rufo che la dà a Grossi, Gabriele Grossi difende il pallone, attenzione, pallone poi ben recuperato da Vuolo, che era scalato lì sulla sinistra dopo la battuta del corner. Battuto molto bene il calcio d'angolo da Vitale, non c'era però nessuno pronto a girare di testa, per poco non ci è arrivato Mastroianni, bisogna ribattere il calcio di punizione. Fortunato per Mastroianni, a spazio Mastroianni, Vitale con l'esterno ancora una volta non preciso, oggi sta mettendo un po' più di tempo a carburare Gennaro Vitale. Rufo, Fortunato di testa, la recupera Grossi, poi anzi sì, era proprio Cristian Grossi. Carnevale, Vitale, subito in marcatura qualcuno per evitare a Vitale di pensare di alzare la testa. Adesso prova ad andare, ancora Gennaro Vitale, la palla dentro, scivola Siniscalchi che è venuto a giocare a destra in questo frangente di gara. La sventagliata verso Prisco, la chiusura di Castiglio, ancora bene il numero 3 della Mistral. Vuolo adesso sta giocando sull'out di sinistra, Vuolo col destro, lancia Antonio Marciano, troppo tagliato questo lancio di Vuolo. Stanno un po' mancando Vuolo dalla parte e Siniscalchi dall'altra nella fase offensiva, con Cerasuolo punta centrale, non è una punta centrale ovviamente, è adattato, dicevamo anche a causa delle assenze. Parisella deve fare di necessità virtù. Vitale, lo scatto di Siniscalchi che la mette giù molto bene, riesce a superare il suo diretto avversario, entra in area di rigore, la mette dentro ma viene liberata. La situazione da Gennari, poi Matrundola la spazza in avanti, finisce a terra Siniscalchi. Fortunato, Vitale deve provare un forcing più deciso in questo finale di primo tempo, la Mistral con Vitale che la dà a Carnevale, ancora Capraro, le sta prendendo tutte queste palle il numero 4 dell'Atletico Cervaro, Giurini fermato da Fortunato, l'ultimo tocco è del 6 della Mistral. Rufo senza fretta,
Ancora l'ultimo tocco, stavolta è di Vuolo. Questo fa comodo al Cervaro, che può rifiatare da una parte e perdere qualche minuto dall'altra. Non ce la fa a tenere il pallone in campo Cristian Grossi. Mastroianni, Bernisi, Fortunato sulla sinistra per Castiglio, Vitale di prima intenzione, Rufo di testa, Carnevale. Si riparte da Fortunato per Mastroianni, c'è poco movimento lì davanti. La palla viene recuperata da Gabriele Grossi, va in profondità Giurini, Grossi a spazio, ancora Grossi, dall'altra parte c'è Prisco, il pallone per Giurini, bravo Mastroianni a metterci il piedone. Assenti Ciotola, Marinello, Albano, Aprile è solo in panchina, Leccese assente, insomma, chiaro che non si tratta di una Mistral a ranghi compatti. Il fallo qua viene fiscato a Carnevale, battuto il calcio di punizione con Prisco che può girarsi, Giurini vuole chiudere il triangolo, chiude tutto Mastroianni, Vitale può ripartire adesso la Mistral, per la prima volta deve giocarsi bene questo contropiede, Marciano che supera il diretto avversario, sulla sinistra c'è Castiglio, l'intervento pulito e vincente perché guadagna anche la rimessa con le mani Giurini, c'era superiorità numerica per la Mistral e Marciano non è riuscito a sfruttare lo scatto dei suoi compagni di squadra, ha insistito nell'azione solitaria ed è stato fermato da Giurini, che difensore non è, ma che nell'occasione è riuscito ad arrivare pulito sul pallone, addirittura a far carambolare la stessa palla sui piedi di Marciano. Mastroianni, il lancio, il tocco di Rufo, ancora questi lanci alti per Cerasuolo, con Cerasuolo non è che abbia altissime leve, finora sta soffrendo su questi lanci profondi alti. Castiglio, il cross, non c'è nessuno sul secondo palo, Istrefi la recupera, inseguito da Siniscalchi che è l'ultimo a toccare, la rimessa sarà per il Cervaro, può mantenere però il baricentro alto, in questo caso con il pressing la Mistral, con le mani va Matrundola. 4 minuti più recupero alla fine di questo primo tempo, Matrundola con le mani, lunga la rimessa, Bernisi, il tocco di Marciano, ancora Matrundola, prova a dargli fastidio Siniscalchi, il tocco del 9 della Mistral direttamente in fallo laterale, già è pronto il dirigente dei padroni di casa per segnalare il recupero, non c'è fallo, anzi sì, solo in un secondo momento. Vitale, il lancio verso Cerasuolo, l'intervento di testa di Gennari, ancora una volta sui palloni alti il Cervaro sta dominando in fase difensiva, con le mani Bernisi per Vitale, ancora Bernisi, Siniscalchi prova a superare il suo diretto avversario che lo ferma, poi c'è il fallo di Bernisi, l'arbitro lascia proseguire, ancora Bernisi, Mastroianni, rimasto a terra un giocatore del Cervaro, si ragiona troppo sul buttare il pallone fuori o meno, Vitale la gioca centralmente per Volo, Volo non se la sente di tirare, prova a darla a Marciano che era al limite del fuorigioco, si beccano Carnevale e Capraro. Carnevale deve stare attento perché è già stato ammonito, molto nervoso il numero 8 della Mistral. 2 minuti e mezzo al 45esimo, Mastroianni
riesce ad avere la meglio di Giurini, poi attenzione a questo rinvio intercettato da Gabriele Grossi, poi Strefi, ancora Gabriele Grossi, ancora Strefi che va via Bernisi, il cross, Bernisi riesce ad evitare il corner, Carnevale per Siniscalchi che può ripartire, si fa vedere Antonio Macciano centralmente, va a testa bassa Siniscalchi che poi viene atterrato da Matrundola che si prende il giallo. Giusto anche questo fallo, questo cartellino, ingenuo Matrundola perché Siniscalchi aveva perso il pallone con questo lancio in avanti, Matrundola lo ha atterrato. Vediamo cosa ne uscirà da questo calcio di punizione che probabilmente Vitale scodellerà verso l'area di rigore avversaria, 90 secondi allo scadere, poi sarà recupero. Fischia l'arbitro, scambiano Mastroianni e Vitale. Il lancio di Vitale, l'uscita di Germanelli, ancora una volta un'azione un po' troppo telefonata e la difesa dell'Atletico Cervaro non ha avuto problemi a leggere le intenzioni della Mistral che adesso ci prova uno degli ultimi tentativi di questo primo tempo. Benedetto per Marciano, adesso sì in velocità il pallone per Siniscalchi che la mette dentro, la chiusura in corner di Cappelli proprio a pochi istanti dallo scadere dalla bandierina, va Gennaro Vitale. L'arbitro però ferma tutto, c'è un problema a Germanelli che si rialza, adesso potrà essere battuto il corner. Siamo anche pronti a vedere quale sarà il recupero, fra 10 secondi lo scadere, non lo vediamo dalla tribuna. Attenzione al cross, Germanelli la prende, un minuto di recupero che è già cominciato, no, comincia adesso, in questo istante è cominciato il solo minuto di recupero di questo primo tempo. Germanelli va a cercare Prisco nell'insolita posizione qui a destra di Castiglio che copre per Cenerelli, vediamo se c'è tempo per un'ultima palla scodellata in avanti per la Mistral. Volo prova a liberarsi di Cristian Grossi, lo scatto di Volo, il primo buono di questo primo tempo, la palla in fallo laterale ma probabilmente non ci sarà tempo, sì ci sono ancora 20 secondi ma bisogna battere velocemente questa rimessa con le mani. Subito la palla deve andare verso l'area di rigore altrimenti l'arbitro fischierà. Marciano, palla per Siniscalchi, Bernisi, vediamo se farà crossare l'arbitro, va Bernisi, non si deve fermare, torna indietro e l'arbitro fischia la fine del primo tempo. 1-0 per l'Atletico Cervaro, la rete al sesto minuto da parte di Cristian Grossi, su azione da calcio d'angolo ci ha messo il piedone, non l'ha vista partire Cenerelli. Fino a quel momento bene, meglio la Mistral perché aveva avuto praticamente la totalità del possesso palla, poi tanto possesso palla della Mistral ma abulico l'attacco giallo-blu, anzi successivamente il Cervaro con i contropiede, con le azioni da gol ha legittimato questo vantaggio a sorpresa qui a Ricinello. Si chiude il primo tempo, io vi lascio sulle immagini delle squadre che stanno abbandonando il terreno di gioco, Cervaro 1, Mistral 0. Ci risentiamo a inizio ripresa. Amiche ed amici di Telegolf RTG, eccoci tornati con Mistral Città di Gaeta, Atletico Cervaro, secondo tempo della quinta giornata della promozione Girone D, primo tempo chiusosi con il vantaggio degli ospiti per 1-0 con la rete al sesto minuto di Cristian Grossi,
un buon Cervaro, un Mistral con poche idee nel corso della prima frazione di gioco, non ci sono cambi, è cominciato il secondo tempo, gli stessi 22 in campo da inizio gara cominciano anche questa ripresa. Intanto insomma, quando vedrete la partita ovviamente i risultati già saranno maturati, ma intanto anche per commentare l'altra squadra imbattuta del girone oltre alla Mistral è il Formia che è sotto 1-0 a Cassino contro il Real Cassino Colosseo. Attenzione a questo pallone per Cirasuolo che entra in area di rigore, Cirasuolo troppo sul portiere, Germanelli può controllare basso dopo 30 secondi questa ripresa, comincia subito forte la Mistral che si è fatta vedere poche volte in area di rigore avversaria, soprattutto non ha mai impensierito l'estremo difensore dell'Atletico Cervaro. Non c'è fallo di Fortunato, Vitale, il pallone per Vuolo che è partito a sinistra nel corso di questa ripresa così come aveva chiuso il primo tempo. Marciano era libero dall'altra parte, Carnevale lo ha visto in solo dopo Vitale, il pallone non è uscito, ma Trundola va al rilancio direttamente fuori, prova a spingere la Mistral con più decisione, così sembra in questo inizio secondo tempo. Pallone dentro, attenzione per Marciano, 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 la gran parata di Germanelli. Probabilmente Marciano doveva tirare subito, ma questa è la prima gran palla gol del match, arriva al secondo minuto della ripresa con Antonio Marciano, ben servito da Carnevale in area di rigore, calcio d'angolo per la Mistral, ma Gennaro Vitale, è sceso anche Mastroianni in area di rigore, Cirasuolo scambia con Vitale, la palla dentro sul secondo palo proprio per Mastroianni che prova la torre, non benissimo l'uscita di Germanelli che fa suo il pallone su Antonio Marciano. Rilancio, controllo ottimo di Giurini che poi mantiene il possesso e la gioca per Matrundola che ha qualche difficoltà, si libera molto bene di Siniscalchi, poi è costretto a fermarsi, Siniscalchi in pressione, eluso il primo intervento, l'ultimo tocco è di Carnevale, non ne siamo convinti. Remessa con le mani per l'Atletico Cervaro. Scambio con Gabriele Grossi, poi la mette giù Istrefi, il rilancio di Mastroianni a cercare Marciano, l'ennesimo pallone poi intercettato dalla difesa del Cervaro, poi l'ultimo tocco è di Matrundola, quindi con le mani va Bernisi. Carnevale in avanti per Marciano che prova a girarsi, fermato ancora dall'ottimo Gennari, poi perde palla la Mistral lì sul cerchio di centrocampo. Rufo in avanti verso Giurini, colpo di testa a liberare di Mastroianni sulla sinistra per Castiglio. Fortunato cerca e trova Marciano lontano dalla porta, Antonio Marciano entra sul mancino, prova a liberarsi del diretto avversario. Cirasuolo, si va a vedere Vuolo in sovrapposizione, va Cirasuolo, prova l'azione da solo, la mette dentro sul secondo palo, ci può arrivare Carnevale anticipato da Matrundola. Poi prova a scattare, la palla esce, l'ultimo tocco è del 3 del Cervaro, rimessa laterale già battuta da Bernisi verso Vitale che prova la sventagliata sul secondo palo, non ci arriva l'estremo difensore Germanelli, non la tocca secondo l'arbitro, non ci sarà calcio d'angolo. Cirasuolo lamentava una deviazione da parte dell'estremo difensore. Ci sarà rimessa dal fondo. Il rinvio di Germanelli, la palla è di Vuolo che prova a ripartire velocemente, va a Vuolo, prova ad attaccare sulla sinistra, riesce a superare i due avversari in un primo momento, viene fermato da Capitan Cappelli, poi la rigioca in avanti, Vitale la sporca, poi Giurini la controlla, Grossi, poi il pallone viene riconquistato da Carnevale che prova addirittura un tiro da fuori, Germanelli la devia in corner al quinto minuto, ci prova anche da fuori la Mistral che è partita più convinta in questo secondo tempo, strigliata molto probabilmente da mister Parisella, scontento dei primi 45 minuti di gioco.
vitale dalla bandierina. Il cross per Nisi e Germanelli compie un autentico miracolo, poi Marciano e la palla sul fondo. Calcio d'angolo per la Mistral. Cosa ha fatto Germanelli? Che parata dell'estremo difensore del Cervaro al 51esimo sul colpo di testa di Bernisi, ancora corner, batte vitale la palla ancora tra le braccia di Germanelli, l'ex insieme a Osonia, protagonista in positivo per i suoi, distinto su Bernisi, è vero colpo di testa centrale ma gran riflesso comunque del numero 1 Ciociaro, che ha sventato questa clamorosa palla gol per la Mistral. Rinvio dalle parti di volo, prova a metterla giù Cristian Grossi, palla recuperata da Vitale che poi cerca e trova Cerasuolo sull'out di sinistra, uno contro uno contro Rufo, adesso raddoppiato, va Cerasuolo, trova il fondo, il cross, la deviazione di Rufo in corner, il quinto calcio d'angolo per la Mistral. Va ancora Vitale, mentre in area di rigore qualche spinta di troppo, l'arbitro vuole parlare con gli uomini che si stanno beccando in questo momento, ci sembra Mastroianni, Giurini, viene richiamato Matrundola, vediamo chi viene ripreso, Bernisi e Matrundola. Non si può ancora battere, tanto va avanti il cronometro, adesso sì, arriva il fischio, parte Vitale, il colpo di testa di proprio di Bernisi se non andiamo errati, che non riesce a girare verso la porta avversaria, poi prova la chiusura Castiglio, tensione a Gabriele Grossi, fermato fallosamente da volo. Calcio di punizione per il Cervaro. Va sulla palla il migliore in campo finora degli ospiti, vale a dire Gennari, il numero 5 dei bianco-blu oggi in completo giallo. La battuta direttamente tra le braccia di Cenerelli, che prova subito a far ripartire Cerasuolo sull'auto, la mette giù molto bene Cerasuolo, poi la gioca centralmente per Marciano che con il tacco prova a servire, attenzione, cartellino giallo per il capitano che è già ammonito, il numero 6, no, il numero 6 Cappelli non è ancora ammonito, perfetto, cartellino giallo, quarto ammonito per il Cervaro, ammoniti finora Matrundola, Capraro, Gennari e adesso Cappelli, il capitano ad intercettare questo colpo di tacco di Marciano che cercava nuovamente Cerasuolo. Barriera 2 decisa da Germanelli quando siamo al nono minuto in corso di questa ripresa, ancora vantaggio per il Cervaro, ancora qualche scaramuccia lì al limite dell'area di rigore degli ospiti, grande traffico lì al limite dell'area, parte Vitale e la palla di un soffio sulla destra della porta difesa da Germanelli. Già abbiamo contato 4 palle gol per la Mistral, 0 nei primi 45 minuti, ben 4 nei primi 9 minuti del secondo tempo. Giurini, la recupera Mastroianni, ancora un lancio a cercare lo scatto di Cerasuolo, Rufo chiude bene stavolta, non era facile intervenire su questo pallone. Volo all'indietro per Vitale che cerca ancora l'11. Con l'esterno, prova a darla a Marciano, poi sul secondo pallone non arriva nessuno, Gabriele Grossi rinvia, cadono a terra in due, il fallo è di Giurini ai danni di Mastroianni, calcio di punizione per la Mistral che prova a insistere,
battuta la punizione, colpo di testa di Rufo che chiude su Cerasuolo, ormai telefonata questa ricerca continua di Cerasuolo sulla sinistra, Cerasuolo meglio sull'out che da centrale come nel primo tempo. Stato avanzato Marciano che aveva cominciato più arretrato nei primi 45 minuti. Volo, prova il cross sul secondo palo, arriva prima di Siniscalchi Germanelli e fa su il pallone. Respira il Cervaro mentre Capitan Cappelli chiede ai suoi di alzare la linea difensiva. Capraro mette in fallo laterale. Castiglio all'indietro per Cenerelli che poi la gioca per Mastroianni, a spazio Mastroianni, prova subito però il lancio in una zona dove non ci sono compagni, colpo di testa a liberare di Cappelli, poi riesce a disimpegnare in qualche modo il Cervaro. Castiglio, volo, ancora per Capitan Fortunato, Mastroianni. Lancio in avanti, ancora Sbilenco, stavolta il primo errore della partita da parte di Gennari. Marciano con l'esterno per Cerasuolo, in area di rigore va Cerasuolo, deve rientrare sul destro, Cerasuolo col mancino prova a metterla dentro. E Cappelli chiude in corner. Rimasto a terra Cerasuolo che chiede il cambio su questo scatto. Ci mancava solo l'infortunio a Cerasuolo lì davanti, allarga le braccia a Parisella come a dire non avremo più un attaccante lì davanti da schierare fra poco. Vitale, il cross al centro, stacca troppo in anticipo Mastroianni che colpisce il pallone e anche un avversario in fase di discesa. Ha chiesto il cambio Cerasuolo, pronto a fare il suo ingresso in campo il numero 17 Bruni, già schierato come prima punta nell'ultima partita, nonostante lui non sia una punta. Ed eccolo il primo cambio del match in assoluto, al 13° della ripresa esce Cerasuolo che era stato l'uomo più pericoloso di questo secondo tempo, entra Bruni e Bruni si va a schierare proprio dove era in precedenza Cerasuolo, vale a dire sulla di sinistra. Un altro infortunio per la Mistral, un altro infortunio muscolare. Attenzione a questa palla recuperata da Cristian Grossi, poi libera Fortunato, rimane a terra Cristian Grossi, prova a ripartire Bruni, al primo pallone toccato non fa bene e poi Rufo la mette in fallo laterale, è rimasto a terra l'autore del gol che sta decidendo il match, vale a dire Cristian Grossi. Pronto anche il primo cambio per l'Atletico Cervaro, è proprio Cristian Grossi che lascerà il campo, classe 2000, pronto a fare il suo ingresso Dagnese, classe 99 per un under, entra un altro under per forza di cose, visto che sono solo tre quelli schierati da Farnioli a inizio gara. 14° Dagnese al posto di Cristian Grossi. Ed esce tra gli applausi dei propri tifosi il 18enne che sta decidendo la partita con il suo piedone. La messa alle spalle di Cenerelli nel corso del primo tempo. Marciano con ogni probabilità restituirà palla all'Atletico Cervaro, così avviene. Il rilancio di Germanelli, autore di un vero e proprio miracolo su Bernisi qualche minuto fa. La chiusura precisa di Capraro, attenzione, il cross verso Giurini,
Poi ancora Capraro che la riconquista. Bravo nell'occasione Carnevale, che deve stare attento, è già stato ammonito. Carnevale infatti ritira la gamba in questo intervento, si addormenta Castiglio, ma l'arbitro poi gli fischia un fallo, un po' ingenuo Castiglio, perché se l'arbitro non gli avesse fischiato il fallo, il Cervaro era proiettato verso l'area di rigore avversaria. Adesso i giocatori della Mistral fanno anche i raccattapalle, ovviamente, per un Cervaro che non va di fretta. Con le mani la rimessa verso Vitale. Castiglio. Pallone per il nuovo entrato Bruni. Avanza Bruni, il pallone per Volo, la posizione regolare. Volo, il cross intercettato ancora una volta da Gennari. Poi la palla in fallo laterale. Alla battuta Volo lascia l'incarico a Castiglio. Scambiano i due. Volo non riesce a mantenere il pallone in campo. L'11 della Mistral sarà rimessa dal fondo per l'Atletico Cervaro. Siamo nel corso del 17esimo, nel corso di questa ripresa, ancora vantaggio per gli ospiti. Colpo di testa di Vitale, poi insegue il pallone Bruni, l'ultimo tocco è comunque di un giocatore dell'Atletico Cervaro, la rimessa viene data infatti alla Mistral. Castiglio cerca Bruni che non controlla benissimo, poi la gioca per Castiglio che è in difficoltà su questo pallone, c'è il fallo dell'altro neoentrato Dagnese. Calcio di punizione che adesso Vitale scodellerà con ogni probabilità in area di rigore. Salgono Fortunato e Mastroianni. Battuta la punizione, Mastroianni. La parata di Germanelli, più facile di quella su Bernisi nell'occasione. Mistral Gaeta pericolosa solo su palla inattiva finora. Castiglio in anticipo su Prisco, che è un po' sparito in questo inizio ripresa. Vitale, pallone per Marciano che ha spazio, scendono altri compagni di squadra. Marciano prova ancora l'azione personale perdendo il pallone. Prisco, la posizione era regolare, la chiusura di Fortunato, la insegue Marciano che si sente responsabile del pallone perso precedentemente. Volo per Vitale che prova a sventagliarla dall'altra parte, la mette giù molto bene Siniscalchi, uno contro i strefi. Va Siniscalchi, è costretto a fermarsi, torna indietro da Vitale. Vitale a spazio, ancora Vitale prova il tiro direttamente tra le braccia di Germanelli, non impensierisce l'estremo difensore. Pronto al rilancio Germanelli che cerca in avanti lo scatto di Giurini, però non riesce a mantenere la palla sul terreno di gioco, quindi rimessa con le mani per Castiglio che torna da Cenerelli prima e poi da Mastroianni. Ancora un lancio lungo a cercare Bruni, la chiusura di Rufo in calcio d'angolo e siamo a 7. Corner, il numero di corner della Mistral in questa partita. Va Vitale alla battuta, il cross facile per Germanelli. Quella non è la mattonella tanto di Vitale, la battuta dovrebbe essere affidata più a un destro che al mancino di Vitale. Da quella posizione attenzione a Cenerelli che rischia di complicarsi la vita. Prisco la recupera, va via a Castiglio, ancora Prisco, limite dell'aria, entra in aria adesso, Prisco si ferma, elude l'intervento di Vitale che rimane libero. Prisco all'indietro, il tiro e la parata di Cenerelli, il tiro di Dagnese.
Vitale, tridente adesso chiarissimo per la Mistral. Siniscalchi ancora, ottimo controllo, riesce a superare Matrundola, la va a recuperare anche a rimorchio Bernisi, commette fallo. Attenzione, pronto a entrare Bomber Cretella, il giocatore a sorpresa tenuto fuori da mister Farnioli. Esce Prisco, entra Cretella. Per Cretella 3 gol in 4 partite. Giocatore più prolifico dell'Atletico Cervaro, probabilmente qualche problema fisico per lui ha costretto mister Farnioli a tenerlo in panchina, ma è senza dubbio l'uomo più pericoloso del Cervaro da inizio campionato, Cretella. Rimessa laterale adesso per il Cervaro con giocatori della Mistral che continuano questo stucchevole gioco di raccattapalle. Cretella, primo pallone toccato, guadagna subito un calcio di punizione. La battuta di Grossi, attenzione per l'intervento cercato da Giurini. Attenzione, qui c'è cartellino inevitabile, il regolamento è cambiato, non si può andare a dar fastidio al portiere, scatta subito il cartellino. Ammonito Giurini, che diventa il 5º ammonito del Cervaro dopo Matrundola, Capraro, Gennari e Cappelli. Ha tutto il calcio di punizione con Marciano che la gioca all'indietro per Carnevale, poi a destra per Bernisi, si fa vedere Siniscalchi, il lancio ancora verso Marciano, non ci arriva in un primo momento la difesa del Cervaro, poi il pallone ancora per Antonio Marciano che la mette giù con qualche difficoltà, poi cade sull'intervento di Streffi, per l'arbitro non ci sono gli estremi del fallo, poi lo scatto e la posizione irregolare di Cretella. Bernisi, anzi è Mastroianni, eccolo Bernisi, scambiano i due, Fortunato allarga sulla sinistra per Castiglio, non benissimo, non riesce a girarla per Bruni, la rimessa per Rufo. Fortunato, Vitale, ancora per Mastroianni. Bernisi prova a tagliare il campo Siniscalchi, Carnevale, eccolo Siniscalchi, la sovrapposizione di Bernisi che porta via l'uomo, Siniscalchi serve Bernisi, contro Estrevi, vince il rimpallo, poi ancora Siniscalchi in area di rigore, prova col mancino, poi sul destro ancora Siniscalchi, la palla termina alta sopra la traversa. 20 minuti al 90esimo, sempre 1-0 per il Cervaro. La mette giù, stavolta molto bene Vuolo. E poi sbaglia il passaggio per Bruni, ultimo tocco di Rufo, fallo laterale per la Mistral. La vorrebbero battere in due, la batte Castiglio per Vitale, prova il taglio Siniscalchi, lo cerca Vitale, Siniscalchi non ci arriva.
però visto un fallo del 9 della Mistral su Matrondola, quindi si riprenderà con un calcio di punizione nella propria area di rigore per l'Atletico Cervaro. Di testa Mastroianni proprio per Siniscalchi, l'intervento duro di Matrondola che è già ammonito. Vitale il colpo di testa di Marciano che cercava lo scatto di Bruni, è rimasto a terra Siniscalchi. Germanelli mette il pallone fuori quasi in tribuna qui da noi, si sta rialzando adesso Siniscalchi dopo il rude intervento di Matrondola. Rinvio di Germanelli, di testa Castiglio, poi Vitale, la palla per lo scatto sulla sinistra di Vuolo, palla recuperata poi in difesa da Gennari, avanza Gennari. Non è poi giocato sulla sinistra, bravo Mastroianni nell'intervento difensivo, poi Siniscalchi, anzi era Carnevale, eccolo Siniscalchi, va via Matrondola, la chiusura puntuale da parte di Capraro, tra i migliori in campo, anzi è Gabriele Grossi, ancora una volta lui molto arretrato a recuperare questo pallone, Giurini, triplicata la marcatura su di lui ma Giurini riesce ad avere la meglio, poi l'ultimo a toccare è proprio il numero 11, ospite, la rimessa è per la Mistral, Castiglio per Fortunato, 27esimo che si sta per chiudere, Vitale, lancio in avanti, la difesa di Capitan Cappelli, poi la sventagliata in avanti proprio verso Cretella, bravo Fortunato a darla poi a Mastroianni. Vitale a spazio, Vitale, ma prova il lancio per Bernisi che la mette giù contro Matrondola, si deve girare, la deviazione del difensore avversario, la scivolata sul pallone di Bernisi che poi resta a terra, il possesso però ancora della Mistral che non mette la palla fuori, ci prova Vitale dalla distanza, la palla deviata, poi non riesce a controllarla Marciano. Potenzialmente una gran palla gol per la Mistral grazie a qualche deviazione di troppo. Mastroianni, disturbo di Cretella, si è rialzato Bernisi, Mastroianni la mette dall'altra parte per Volo, bravo Rufo a intercettare questo pallone ma a regalarlo in pratica nuovamente a Castiglio che scambia con Vitale, ancora Castiglio, la dà dentro per nessuno col pallone riconquistato dal Cervaro, prova a ripartire adesso Gabriele Grossi, non riescono a fermarlo, l'intervento in scivolata era regolare, l'arbitro infatti lascia proseguire ma il pallone è ancora per Grossi. Grossi, praticamente è un soliloquio da parte di Grossi, poi atterrato regolarmente Fortunato. Siniscalchi la dà lì vicino a Carnevale che poi la sventaglia per Bruni, non c'è movimento, Bruni atterrato in maniera netta da D'Agnese, anche per lui arriva il cartellino giallo. Calcio di punizione da una buona distanza ma probabilmente sarà Marciano a batterla visto il piede, vista la posizione sulla sinistra, quindi opportuna per un destro questa posizione. Si dissetano i giocatori della Mistral, fa molto caldo in questa mattinata gaetana, quest'ultimo giorno di settembre, soprattutto al sole. Rimasto a terra, se non andiamo errati, Rufo, autore di un ottimo secondo tempo in chiusura più di un'occasione. Tanto si perde tempo, tutto ovviamente va a vantaggio degli ospiti che devono difendere questo prezioso vantaggio. Protestano i tifosi arrivati a Ricinello, un buon numero di supporter gaetani, circa 300 unità
quest'oggi, se non di più addirittura, 400 forse. Cambio per l'Atletico Cervaro, intanto è pronto a uscire proprio Rufo, il giocatore che atterra in questo momento. Dovrebbe fare il suo ingresso in campo Colella. Vediamo. Autorizzato il cambio. No, il numero 16, vale a dire Masi. Eh sì, deve entrare un under perché classe 99 Rufo, entra il 2000 Masi. Ha 14 più recupero dalla fine della partita. Praticamente non si gioca da quasi due minuti. Sul pallone ovviamente Marciano o Vitale. Marciano col destro, Vitale col mancino. Probabilmente Antonio Marciano la toccherà leggermente per Vitale. Non è proprio la mattonella di Gennaro Vitale. Questa è la posizione sulla sinistra. Potrebbe essere il turno di Antonio Marciano. Parlano i due. La rincorsa forse la prende proprio Antonio Marciano. Quattro giocatori in barriera per Germanelli. Vanno a dare fastidio in tre della Mistral. Finalmente si può battere. Fischia l'arbitro. Parte Vitale, la parata di Germanelli, ha provato a colpire proprio sul palo del portiere Gennaro Vitale, non si è mosso Germanelli, facilmente l'estremo difensore dell'Atletico Cervaro ha fatto su il pallone. Dagnese, ancora Dagnese, ben servito da Giurini, limite dell'aria, Dagnese la mette dentro, la lascia proseguire Bernisi che poi riesce ad avere la meglio di Strefi, ma la palla poi viene recuperata da Gabriele Grossi, unico Grossi che è rimasto in campo. Rimessa laterale battuta, Bernisi, 13 minuti al 90esimo. Pallone è per Castiglio che prova il cross dall'altra parte, aveva tagliato troppo in fretta Siniscalchi. Istrefi la dà in profondità verso Cretella, ferma tutto Mastroianni. Secondo tempo giocato bene dalla Mistral, non è arrivato però il gol. Attenzione a questo lancio a favore di Bruni che non riesce a mantenere la palla sul terreno di gioco. Stavolta era stato buono il lancio di Gennaro Vitale, preciso per Bruni. Solo un cambio finora per Parisella. Tre giocatori si stanno riscaldando. Chiaro che tutte le assenze. Diventa anche difficile trovare dei ricambi. Una panchina molto giovane. Solo due over, tra cui uno è entrato. Gli altri tutti tra il 98 e il 2001. Che siedono sulla panchina al momento della Mistral. Volo. Il cross di Vuolo che è un tiro cross con la palla che termina alta sopra la traversa, non c'è deviazione, sarà rimessa dal fondo. Il rinvio di Germanelli. Colpo di testa di Fortunato, due volte Fortunato, dall'altra parte Gennari a liberare, poi Vitale, fase confusa questa, con la palla che non tocca terra, Vitale in profondità, lo scatto di Bruni, non c'è fallo, la insegue lo stesso Gennari che protegge l'uscita del pallone, poi guarda in Cagnesco Bruni per un'ipotetica spinta. Anzi, l'arbitro ha fischiato proprio il calcio di punizione a favore degli ospiti, battuto da Germanelli. Non ci arriva Dagnese, la recupera Vuolo che non riesce a mantenere il pallone in campo. Sono errori gravi
per una Mistral che deve provare quantomeno ad equilibrare di nuovo il risultato a 10 minuti esatti dal 90esimo. Vitale, Mastroianni a cercare a trovare Bruni, la sovrapposizione di Vuolo. Il cross, ancora un tiro cross, stavolta la tocca però Germanelli. Sarà calcio d'angolo, ancora un cross sbagliato però, troppo sul portiere. Dalla bandierina va Vitale, anche Fortunato e Mastroianni come sempre in area di rigore avversaria. Vitale, la traversa direttamente da corner, poi la rimette dentro Carnevale. L'uscita del portiere, viene fischiato fallo, ma a noi ci è sembrato il portiere andare a vuoto. Fischiato questo fallo di confusione perché semplicemente l'arbitro è terminato, è terminato a terra. Intanto subissato di fischi il massaggiatore dell'Atletico Cervaro, non proprio dal fisico atletico, e che quindi ci mette molto più tempo a raggiungere quella zona del campo, tant'è che i tifosi del Riciniello, tra il serio e il faceto, insomma, lo beccano. Ecco, aggettivi non proprio ripetibili nei confronti del povero massaggiatore dell'Atletico Cervaro, che insomma non ha proprio l'agilità magari di un tempo per raggiungere l'altra parte del campo come è avvenuta in questa occasione. Rimane a terra Germanelli, la traversa comunque colpita da Gennaro Vitale direttamente su calcio d'angolo. Le indicazioni di Parisella a Gennaro Vitale, sembra si stia ristabilendo Germanelli tra i migliori in campo insieme a Gennari, difensore centrale che le ha prese tutte di testa sui lanci lunghi cercato in maniera un po' ossessiva dalla Mistral nel corso del primo tempo. Colpo di testa di Mastroianni, altro colpo di testa di Carnevale, proprio però in mezzo a Marciano e a Vuolo. La ributta verso Cretella, la difesa dell'Atletico Cervaro, la mette giù Cretella prendendosi anche qualche secondo prezioso. Grossi difende palla, e il cross, la chiusura di testa di Castiglio per lo scatto di Carnevale che non subisce fallo a detta dell'arbitro, quindi si continua a giocare. Istrefi, Cretella molto largo. Cretella c'è, si discalchi su di lui, già comincia a portare la palla sulla bandierina, ma ottimo il servizio per Grossi, il tiro ribattuto, poi ci prova col destro il numero 4 Capraro. Bernisi nell'insolita posizione, sta giocando a 3 adesso la Mistral lì dietro, ha mischiato completamente le carte mister Parisella per questo finale, con Fortunato che è andato a fare la prima punta per sfruttare le sue leve. Vitale, attenzione, gran palla per lo scatto di Bruni anticipato da Cappelli e Germanelli. Se le intendono e anticipano il 17 della Mistral. In questo momento stanno giocando in difesa Mastroianni, che interviene adesso sul pallone, addirittura Siniscalchi con il numero 9 e Bernisi. Vitale, il lancio intercettato da Giurini, poi la tocca di testa Masi, recupera Cretella, molto bene ancora Cretella da quando è entrato, subito in partita, difeso preziosi palloni. Bernisi è venuto a giocare sul centro sinistra. Mastroianni, il lancio per lo scatto di Vuolo in area di rigore. Vuolo difende il pallone, attenzione,
Calcio di rigore. Calcio di rigore per la Mistral. Ingenuo intervento di Matrundola su Vuolo. Con Matrundola che va a protestare, attenzione, attenzione che è già ammonito. È già ammonito Matrundola. Secondo giallo, cartellino rosso. Matrundola all'85esimo può cambiare il match. Ingenuo fallo di Matrundola con Vuolo spalle alla porta. Non poteva essere pericoloso da quella posizione. Secondo giallo per l'intervento falloso e per le proteste che poi sono proseguite con il secondo assistente Ciccarelli. E calcio di rigore per la Mistral. Momento decisivo di questo match. Un Vuolo che si rialza adesso, espulso Matrundola. Doppia ammonizione per lui, un po' beccato dai tifosi del Ricinello. Seguiremo quindi questa massima punizione quando mancano 4 minuti al 90esimo. Ovviamente le proteste dei giocatori dell'Atletico Cervaro, ma ci è sembrato esserci il fallo su Vuolo. Ingenuo sì, perché era inutile in quella posizione, ma c'è stato, bravo Vuolo a procurarselo. C'è un cambio intanto per il Cervaro, avviene adesso, esce Istrefi al 42esimo, esce Giordano, entra Giordano, esce Istrefi. Il 42esimo va a coprirsi maggiormente mister Farnioli, che dovrà giocare da qui alla fine, sono pochi minuti ma in inferiorità numerica. Sul dischetto va Antonio Marciano, una rete per lui finora in campionato, rigore pesantissimo. Palla che pesa tantissimo, vediamo Marciano contro Germanelli, già autore di una gran parata su Bernisi, fischia l'arbitro, parte Marciano, il pareggio della Mistral che ci ha creduto in tutto il secondo tempo, ha sofferto Germanelli la sfiorata, ma Marciano porta due le marcature in campionato e porta al pari la Mistral in questa partita sofferta e delicata. 43 della ripresa, 1-1 con la Mistral che giocherà fino alla fine in superiorità numerica data l'espulsione di Matrundola. 1-1 Marciano per salvare l'imbattibilità della Mistral in questo campionato, ma attenzione al Cervaro che magari ci proverà fino alla fine nonostante l'inferiorità numerica. Adesso la liscia completamente Masi, fallo laterale battuto con Marciano che la controlla, raddoppio su di lui, poi Bruni, lancio verso Fortunato che rincorre questa palla, la salva ancora una volta Gennari e la mette in fallo laterale. Ci prova, ci crede adesso la Mistral, palla per Marciano, limite dell'area, ancora Marciano, 4 su di lui, Marciano la dà lì vicino per Carnevale che è costretto a tornare indietro dalle parti di Bernisi, c'è libero dall'altra parte Siniscalchi, servito Castiglio, rientra sul destro, la dà per Vitale che di prima apre per Bruni, uno contro uno, Bruni ancora un cross troppo sul portiere, Germanelli può fare il suo il pallone. 80 secondi e poi sarà recupero. Rinvio di Germanelli, colpo di testa di Fortunato verso Vitale che ha la meglio per Carnevale, c'è Vuolo lì vicino, l'arbitro però ferma il gioco, è rimasto a terra Cretella colpito da Fortunato, da Bernisi con ogni probabilità colpito alla testa, quindi l'arbitro ferma tutto, poi scodellerà il pallone che era in possesso della Mistral nel momento in cui è arrivato il fischio. Protestano i giocatori di mister Parisella per questa interruzione che però è prevista dal regolamento, specialmente per colpi alla testa. Si è rialzato Cretella, il pallone restituito alla Mistral, Vitale, fra 30 secondi la segnalazione del recupero, Mastroianni,
lancio a cercare Vuolo, troppo lungo, il colpo di testa difensivo, poi prova da non allontanare Vitale, Marciano, c'ha spazio, Marciano può tirare, Marciano prova a scambiare con Fortunato, il pallone poi viene recuperato dall'Atletico Cervaro, Cretella adesso deve difendere il pallone, facciamo attenzione ai minuti di recupero dati, Bernisi mette in fallo laterale, è scaduto il tempo, 5 minuti di recupero che partono adesso. Masi la gioca per Cretella, fermato ancora in fallo laterale da Castiglio, Masi la gioca lì vicino per Grossi che prova a difendere questo pallone, a far passare secondi preziosi, ancora Grossi, palla viene recuperata in due momenti da Bruni, poi non la controlla benissimo Carnevale, la recupera D'Ignazio, poi D'Agnese, poi Mastroianni, esce, palla al piede e la dà Vuolo che ha spazio davanti a sé, la ridà proprio a Mastroianni in proiezione offensiva, può ripartire però il Cervaro, è saltato qualsiasi schema, attenzione perché Carnevale è già stato ammonito, deve stare attento, l'unico ammonito della Mistral. L'arbitro non solleva il cartellino, non era un fallo da giallo, ma nel recupero ci aspettiamo qualsiasi sanzione da parte dei direttori di gara. Se ne sono andati i primi 90 secondi di recupero dei 5 minuti previsti dal signor Lupoli di Latina, calcio di punizione per il Cervaro. Ci crede Cervaro, 4 giocatori in area di rigore, Vitale di testa, poi Siniscalchi abbattuto da Giurini, calcio di punizione per la Mistral, ci deve provare in questi ultimi 3 minuti di recupero. Siniscalchi con l'esterno, attenzione al pallone per Marciano, 3 contro 1, Marciano forse si perde, il pallone per Bruni, sbaglia tutto Marciano, 3 contro 1, si è divorato questa potenziale palla gol, l'uomo che ha ristabilito il risultato sulla parità qualche minuto fa dagli 11 metri, Castiglio per Mastroianni, Mastroianni per Siniscalchi che ha spazio, può aggredire lo spazio Siniscalchi e far salire i suoi, Vuolo molto alto il Cervaro per mettere in fuorigioco e lancio lungo, sbagliato, sarà rimessa dal fondo per Germanelli. Poco più di 2 minuti, 2 minuti e 20 secondi alla fine del recupero. Viene fischiato fallo ingenuo a Siniscalchi. Calcio di punizione in favore dell'Atletico Cervaro. Chiaramente questo va a vantaggio degli ospiti che possono prendersi tutto il tempo necessario, farlo scorrere soprattutto il cronometro. Calcio di punizione battuto adesso sul secondo palo, non riesce a metterla a terra Giurini che poi guadagna un ottimo corner per i suoi, 1 minuto e 20 alla fine del recupero, quarto calcio d'angolo per l'Atletico Cervaro che prova sia a mantenere la palla lontano dalla propria area di rigore ma magari cerca il jolly, c'è solo Cretella nell'area della Mistral. Giurini, lì vicino c'è Grossi, vediamo se batterà direttamente in area di rigore, si prende un po' troppo tempo per questa battuta Giurini. Il cross, attenzione con lo stacco, poi D'Agnese, Mastroianni, la sventaglia per l'ultima opportunità della Mistral, vediamo se la sfrutta con Bruni che viene anticipato, la rincorre però ancora la squadra di casa con Carnevale che la gioca per Vuolo, si gira Vuolo, 20 secondi alla fine dello scadere, poi la insegue lo stesso Vuolo,
che non riesce a recuperarla. Attenzione al Cervaro, che però può sfruttare quest'ultima manovra offensiva su cui si chiuderà la partita con ogni probabilità. Palla sulla sinistra per Cretella, che punta sui riscalchi, rientra sul destro, va Cretella col destro e Cenerelli riesce a metterla giù. Scade adesso il quinto minuto di recupero, la palla esce, probabilmente arriverà il triplice fischio del direttore di gara a chiudere questa quinta giornata del campionato di promozione girone D. Una buona notizia per la Mistral, che mantiene l'imbattibilità, una brutta, il secondo pari consecutivo in casa. È una prestazione che anche a causa delle assenze non è stata di certo positiva per gli uomini di Mister Parisella, con l'arbitro che sta facendo recuperare qualcosa in più. Fischia adesso la fine della gara, finisce 1-1 tra Mistral Città di Gaeta e Atletico Cervaro. Il gol del vantaggio di Cristian Grossi al sesto minuto del primo tempo, il pareggio all'87esimo su calcio di rigore da parte di Antonio Marciano per un rigore procurato da Vuolo, secondo cartellino giallo nell'occasione di per Matrundola, il numero 3 dell'Atletico Cervaro. Sale a quota 11 in classifica la Mistral, che però rischia di perdere la testa della graduatoria. Dopo la partita di oggi pomeriggio alle 15.30 si giocherà il derby ciociaro tra Ferentino e Alatri. Sale a 8 punti in classifica l'Atletico Cervaro. Io vi lascio per quanto riguarda la partita le interviste del dopogara, ricordandovi ancora una volta il parziale, anzi non più il parziale ma il finale di gara 1-1 tra Mistral e Atletico Cervaro. Siamo con Mister Parisella a fine partita, una partita molto difficile, ostica, contro un avversario ben schierato in campo. Date le assenze, Mister, abbiamo visto un Marciano un po' più arretrato nel corso del primo tempo a dare una mano alla mediana, poi avanzato nella ripresa è stata un'altra storia il secondo tempo. Sì, perché purtroppo siamo con gli uomini contati, ma a livello proprio di numerico, di formazione, abbiamo tutti infortuni traumatici purtroppo che ci stanno condizionando sia gli allenamenti che poi anche gli sviluppi della partita, ma non perché quelli che vanno in campo sono inferiori agli altri, è proprio perché per avere una rosa a disposizione, per avere dei cambi, delle alternative come partite come oggi, dove tu devi cambiare il ritmo alla partita e ti servono gli uomini giusti per poterlo fare. Purtroppo sono tre domeniche che stiamo soffrendo sotto questa maniera, oggi se ne è aggiunto un altro, il primo infortunio muscolare, e purtroppo adesso dobbiamo fare la conta sperando che riusciamo nel giro di qualche settimana a recuperare qualcuno, perché altrimenti resta proprio difficile fare le partite, resta difficile inserire in quei ruoli dove proprio mancano giocatori adatti a farlo. Purtroppo il primo tempo abbiamo trovato una squadra che è venuta qui a difendersi, una squadra che voleva solo ripartire, su un nostro errore calcio d'angolo hanno fatto il gol, non hanno fatto più niente. Secondo tempo l'abbiamo schiacciati dentro la loro metà campo e noi sembrava che questa palla non voleva entrare. In alcune circostanze siamo stati troppo precipitosi, dovevamo gestire meglio il pallone, perché girando, metto in condizione gli esterni ad andare dentro, loro andavano sempre in difficoltà. Ci siamo fatti prendere un po' dalla voglia del risultato, come può essere, come si dice, in questi casi può succedere. Siamo stati bravi a trovare su un calcio di rigore il pareggio e ci dobbiamo accontentare di questo oggi. Tra le notizie non proprio positive, tra gli infortuni e un gioco che ha stentato, come diceva anche lei nel corso del primo tempo, c'è la buona notizia dell'imbattibilità comunque, che sì, insomma vale poco, però comunque punti macinati, specialmente in questo momento di difficoltà di numero di giocatori, anche di un certo livello. È giusto che lei dica non si fa differenza, però è chiaro che quando mancano degli attaccanti di spessore che ti facciano salire la squadra, che tengano il possesso palla lì davanti sui lanci lunghi
tantissimi lanci lunghi fatti dalla sua squadra, è chiaro che fare un punticino alla volta o vincere 1-0 quel poco che basta è fondamentale, sperando in periodi migliori. Sì, no, ecco, l'unica cosa che è di buono è che la squadra ci crede sempre, siamo un gruppo di uomini, ci crede anche nei momenti di difficoltà, ci hanno creduto fino alla fine nel risultato, lo dimostra che fino al 96esimo abbiamo attaccato, ho messo un difensore centrale a fare l'attaccante negli ultimi 10 minuti proprio per provarle in tutte le maniere di avere qualcosa che possa produrre, possa portare qualche risultato. Ci siamo riusciti, siamo ancora imbattuti, questo è un merito di tutti quanti i ragazzi che ce la mettono tutta fino alla fine. Adesso ecco, dobbiamo recuperare sempre più di qualcuno, ma mercoledì c'è la Coppa, quindi è un'altra partita dove dobbiamo stare attenti a chi deve giocare, perché se no domenica arriveremo a giocare Aurora Vodice senza qualcun altro e poi diventa difficile. Mister, allora io faccio in bocca al lupo, incrociamo le dita e buona fortuna anche a questo punto. Grazie, grazie Grevi. Con mister Farnioli a fine gara, mister, allora una partita preparata tatticamente in maniera perfetta, avete lasciato pochissimi spazi agli avversari che poi nel secondo tempo si sono riversati di più nella vostra metà campo, ma un primo tempo da far vedere ai corsi a Coverciano probabilmente. Allora io ti ringrazio per i complimenti, no, devo fare un applauso ai miei ragazzi che hanno interpretato la partita in maniera fantastica. Devo dire il primo tempo veramente siamo stati benissimo in campo, le giuste misure, le giuste distanze. E devo dire veramente ragazzi bravi, bravi, qui è un campo temutissimo, penso che pochi usciranno dal Ricignello con dei punti e i miei ragazzi oggi sono stati veramente capaci di interpretare la partita alla grande, quindi l'applauso va fatto a loro che sono stati fantastici. Bellissime notizie quelle di un gol di un 2000 che stava decidendo l'incontro fino a 3 minuti dalla fine con un Cretella che partiva dalla panchina, figuriamoci con Cretella titolare dal primo minuto. Ma diciamo che io ho la fortuna di un presidente Giovanni Marandola e di una società che mi hanno messo a disposizione una rosa importante nei numeri, ho 27 elementi e quindi in realtà al di là di Cretella che sta facendo un inizio campionato strepitoso voglio utilizzare la rosa in profondità, quindi spesso in funzione anche nostri avversari e di quello dei messaggi che settimanalmente mi danno i ragazzi sul campo, tendo a modificare sia il sistema, il modulo di gioco, sia gli interpreti e oggi è andata molto bene. L'Atletico Cervaro all'inizio partita io l'ho definita la matricola terribile, dove volete arrivare quest'anno? Il nostro obiettivo da neopromosso è fare 40 punti il prima possibile, dopodiché insomma sperando che arrivino quanto prima inizieremo a divertirci un po', però noi dobbiamo mantenere questa categoria, erano 18 anni che il Cervaro non calcava più questi palcoscenici e dopo aver avuto una tradizione anche in eccellenza positiva e quindi noi vogliamo così riprendere quel discorso passato e cercarlo di mantenerlo più a lungo possibile, quindi noi piedi a terra, umiltà, massima applicazione, massima intensità durante le gare, però dobbiamo semplicemente mantenere la categoria. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie a voi, buon lavoro.